Anna, ma chi ti prende? Lasciami stare, torna dentro. Ma non puoi restare qui, ti vedono tutti. Già, solo quello ti interessa. Che la gente mi veda, che ti faccio fare brutta figura. Ma no, Annina, dai, su, non dire così, torna dentro. Lo sai che ti ascolto. Anche tuo padre è preoccupato per te. Sì, certo, mio padre. Tuo padre ci tiene che tu riesca nelle cose che fai. Nelle ultime settimane i tuoi voti sono peggiorati e anche con l'inviolino ti stai esercitando di meno, sì, sì. Mamma, ti prego! Ho preso 8 meno a greco e al saggio di violino manca ancora un mese! Però no! Anna non si impegna abbastanza, non studia abbastanza, non è mai niente abbastanza in casa nostra! Sì, lo so, tuo padre è esigente, ma lo fa per il tuo bene. Il mio bene? Le sue aspettative assillanti, le decisioni che prende sulla mia vita, sarebbe questo il mio bene? Ma per favore, mamma! Quell'uomo pensa solo al suo lavoro! Di me non sa neanche chi sono! Dai, per favore, vattene, lasciami in pace! Anna, ma dove vai? Aspetta un attimo! Va. Anna! Anna! Va. No! Cazzo! Lo sapevo. Il prossimo è fra 3 ore. Ciao. Dove andavi? Venezia, sì. Boh. Bologna, Venezia. Non avevo nemmeno deciso. Tanto anche oggi non si scappa. Non si scappa mai, porca puttana. Francesca. Io vado. Anche sei in fuga? Beh, in un certo senso. Come? Davvero? Caffè? No, ti giuro, non ce la faccio più. Mia mamma lavora ma le danno 2 spiccioli, per cui la sera fa il secondo lavoro e torno a casa tardissimo. Anch'io faccio pulizie qua e là, dove capita. Il pomeriggio fai la spesa e cucina e fai la lavatrice. Ci sto anche dato i miei fratellini con i compiti. A scuola ero brava, sai. Avrei tanto voluto continuare a studiare. Invece. E nulla, poi la sera li metto a letto, ma prima che si addormentino. Ti giuro, non ho un momento, un solo momento per me. E scusa, e tuo padre? Babbo. Ma quale babbo? No, guarda, lascia perdere, fai conto che non esiste. Ah, scusa, non volevo. Figurati. Insomma, stamani ho mollato tutto e tutti. Vado via, sono detto. Ma mica per sempre, eh. Un giorno, una notte, una serata per me. Poi tornavo, mica sono scema. Ah, bene. Mi fai parlare delle mie cose e poi nemmeno mi ascolti? No, scusa, che lì dentro c'è un uomo che sta versando il sale nel caffè. Oddio, ci sta venendo in qua. Voi lo sapete cosa succede se il sole si spegne? No, diccelo un po'. 8 minuti. Alla Terra restano 8 minuti e poi puff! È il buio. E sul pianeta ogni cosa muore. Anche voi, anche noi tutti. Cacchio, mica una bella cosa. No, mamma. E voi lo sapete quando accadrà? Domani mattina, 20 minuti dopo l'alba, il sole si spegnerà. Io lo so. Come domattina? Ma noi domani dobbiamo prendere il treno, dobbiamo andare a Venezia. Tu non mi credi? Tu pensi che io sia pazzo? Cosa? Ridi pure, shock! E se domattina si muore tutti, vorrà dire che ce la dobbiamo spassare oggi. Andiamo. E tu? Che mi dici di te? Che ti dico? Ho una vita molto diversa dalla tua.
Sono figlia unica, ho una famiglia benestante, mio padre fa il notaio. Ho una bella casa, ho anche due domestici. I domestici? Li avessi io i domestici? E ti capisco, eppure neanche io sono libera, sai? Mio padre ha deciso tutto lui. Ha deciso che dovevo andare a studiare al classico, che dovevo andare a suonare il violino al conservatorio. E dopo la maturità devo andare a studiare giurisprudenza per andare a lavorare con lui. Guarda, mi viene la nausea. E tua mamma che fa? Nulla, fa la signora. Il tè con le amiche, la sera al teatro, queste cose qua. Mia mamma fa tutto quello che gli ordina mio padre. È una stupida, succube e sottomessa. E guarda, lui, stavolta lo dico, è un vero stronzo. Non ti vergogni? Come, scusi? Non ti vergogni a insultare i tuoi genitori, così, ad alta voce, davanti a tutti? Ma cazzo vuoi? Che ci fate in giro di mattina? Dovreste essere a scuola. Scusami, ma siamo figli suoi, ma fatti i fatti suoi, no? Anche tu dovresti vergognarti, maleducata. Alla tua età, rispondere in questo modo a un adulto, potrei essere tuo padre. Mio padre? Mio padre è pure peggio del suo. Salve! Maleducate! Balorde! Oddio, scusa, ti sei fatto male? No, ma che, non si è fatto niente. Ehi, ho quasi rischiato una frattura, però pare sia il mio giorno fortunato. Dove correvate di bello? Da nessuna parte. Correvamo e basta. Ganzo, libere come due aquile che volano nel cielo. Sì, perciò anche meno, Comunque, stavo portando queste birre a una festa qua vicino. C'è qualche mio amico, vi va di unirvi? Boh. Che dici? Certo che si va. Poi tanto se domani ci vuole tutti. Ci vuole tutti in che senso? No, è una storia nostra. Ok, comunque. Io mi chiamo Lapo e voi fanciulle come vi chiamate? Dicevo, sono due persone molto molto simpatiche, solo vi troverete molto bene con loro. 12, vedete la mano? Oh. Anna e Francesca. Piacere. Piacere. Io Gennaro. Adesso di fare la vostra conoscenza. Oddio! Ragazzi, Lapo, Thank you.
Figlia mia, ci stai dando così tante delusioni. Io e tuo padre non sappiamo più come comportarci con te. Vorremmo solo che tu fossi una brava figlia. Mamma, cerca di capire. Io sto cambiando. Ho bisogno di vivere la mia vita. Sappi che in questo modo non fai altro che farci soffrire. Allora, dobbiamo andare, ho da fare, sbrigati! Mamma, prego, aspetta un attimo. Anna? Anna? Oh, svegliati. Tutto bene? Che mal di testa. Oh, la nausea. Ci credo. L'abbiamo presa bella ieri, eh. Ho fatto un sonno. Sì, ok, poi me lo racconti. Ora sbrighiamoci che abbiamo il treno tra mezz'ora. Il treno? Il treno. Venezia, la fuga. Dai, te ora ti alzi e vado a salutare gli altri, ok? Franci, ti devo dire una cosa. Sì, me la dici mentre andiamo. No, è che... Guarda, veramente mi dispiace, ma oggi non è la giornata giusta per scappare. Vuoi tornare a casa? Sì, voglio tornare a casa, affrontare mio padre e mettere un po' di cose in chiaro con lui. Boia, rispetto a ieri sembri un'altra persona. Beh, in gran parte è merito tuo. Non avevo mai incontrato una persona così vitale. Ecco. Vabbè, allora dillo che mi vuoi far commuovere. Comunque ho il tuo numero, stasera ti chiamo e ti dico com'è andata. Promesso? Promesso. Domani sera usciamo, ok? Ok. In bocca al lupo!